Respirare in maniera corretta è un toccasana per vincere l'ansia. Veramente, respirare in maniera corretta è un toccasana per tantissime emozioni. Ci permette di allontanare delle emozioni dolorose che sono causate soprattutto dal blocco del diaframma e ci permette di creare delle emozioni decisamente più piacevoli, quali la serenità, la tranquillità, l'amore, il rilassamento, il senso di amicizia e di unione, tutto questo grazie a una respirazione dove il diaframma lo utilizziamo in maniera corretta. Esistono tantissime tipologie di esercizi di respirazione, ognuno con un suo obiettivo e ognuno che porta alcuni benefici. In questo video parleremo di 3 più 2 respirazioni che servono per vincere l'ansia. Sei pronto? Guarda il video fino alla fine dove ti dirò bene come utilizzarle. Benvenuto in Panne di Coaching! Questa è una gran bella community di crescita personale che si chiama Vinci con la Mente. Tu resta agganciato iscrivendoti al canale e mettendo mi piace alla fanpage. In questo video parleremo di ansia, respirazioni e delle migliori respirazioni per vincere l'ansia. Ora, se mi segui da un po', sai che ho fatto tanti video sull'ansia, sulle strategie per vincere l'ansia e sulle respirazioni. Ma se questo è uno dei primi video che vedi, fai una cosa: vai su YouTube, cerca Mauro Pepe Ansia oppure cerca Mauro Pepe Respirazioni e guarda i vari video perché c'è un mondo e ho spiegato tantissime tecniche, tantissime strategie per vincere l'ansia e per migliorare la qualità della tua respirazione. Ti voglio passare, prima di spiegarti davvero le 3 più 2 strategie migliori per vincere l'ansia, ti voglio passare un concetto che è fondamentale. Il concetto più importante sull'ansia è che è un'emozione che noi creiamo dall'interno. Non ci capita, non arriva dall'esterno e non dipende dalle esperienze che noi viviamo, ma la costruiamo dall'interno e la costruiamo attraverso l'utilizzo della nostra fisiologia. La fisiologia sarebbe tutto quello che è il corpo, la postura, i movimenti, la respirazione, la biochimica interna e la costruiamo attraverso il nostro flusso di pensieri, le interpretazioni che diamo della realtà e le proiezioni verso il futuro. Quindi attraverso questi elementi noi costruiamo l'ansia. Solo che l'ansia e la respirazione hanno un collegamento e un rapporto strettamente legati, biunivoci. Cioè, quando io provo ansia, blocco il diaframma e faccio una respirazione non corretta e questo alimenta la mia ansia. Quando invece io blocco il diaframma per una qualsiasi ragione e lo tengo bloccato e faccio una respirazione superficiale, questo pian piano mi genera ansia, quindi vale da tutte e due le parti. L'ansia e una respirazione non corretta superficiale sono strettamente legati. Più impari a respirare in maniera corretta, in maniera diaframmale, più aumenta la qualità della tua respirazione, più aumenta la qualità delle tue sensazioni, più aumenta la qualità proprio della tua vita e hai tantissimi benefici. Quindi la respirazione può aiutarti ad abbassare tantissimo le sensazioni di ansia. Poi, per risolvere completamente l'ansia, bisogna andare a lavorare sulle cause che ha generato la tua ansia, ovviamente. Ma quelle cause saranno argomento di altri video. Ora ci occuperemo di vedere le migliori respirazioni. Vediamo, le ho divise in due ambiti. Un ambito che sono le tecniche di allenamento respiratorio, servono per allenare il diaframma. Un altro ambito sono le tecniche di abitudine respiratoria, cioè la respirazione che dovremmo fare praticamente sempre, in maniera abitudinaria. Partiamo da quelle dell'allenamento. Ne ho prese tre, ne esistono veramente tante. Secondo me queste tre sono eccellenti e sono veramente le migliori tecniche di respirazione, di allenamento respiratorio per vincere l'ansia. La prima si chiama 3-12-9. 3-12-9 sono i tre momenti della respirazione. 3, ispirare contando fino a 3 con il diaframma. 12, trattenere fino a 12 e buttare fuori, contando fino a 9, con la bocca socchiusa. E questo è un ciclo di respirazione, quindi una respirazione. Bisogna farle almeno 20 consecutive e conviene farle almeno 4-5 volte durante la giornata. Questo è un allenamento respiratorio. Questo è molto potente per sbloccare il diaframma e per allenarlo. Un altro esercizio di respirazione è il respiro degli immortali, che si può partire con un numero 7.
7-7-7. Infatti questa respirazione si chiama anche triangolare, perché ogni fase della respirazione ha la stessa durata. 7-7-7 significa inspirare contando fino a 7 lentamente con il diaframma, trattenere contando fino a 7, respirare contando fino a 7, ed è una respirazione. Anche qui conviene fare almeno 20 respirazioni. È un esercizio ed un allenamento che più lo fai, più ti diventa facile e quindi puoi aumentare il numero. Passi a 8, a 9, eccetera, eccetera. Il vero respiro degli immortali, per quelli davvero, davvero bravi, è 20. Quindi inspiri contando fino a 20, trattieni contando fino a 20, espiri, quindi respiri, butti fuori contando fino a 20. Personalmente la parte più complicata per me è inspirare lentamente contando. Io sono arrivato a circa 15 e la parte più complicata è inspirare lentamente per riempire i polmoni con il diaframma contando fino a 15, eccetera, eccetera. Ma questa respirazione già è un passo in avanti, perché crea una scarica di ormoni che tende a rilassare il corpo. Ma il non plus ultra, quella più importante proprio, è la respirazione quadrata. Ci sono 4 momenti della respirazione. Partiamo con il numeratore 5, si chiama 5-5-5-5. Quindi inspiri contando fino a 5 con il diaframma, trattieni a pieni polmoni contando fino a 5, butti fuori contando fino a 5, trattieni a polmoni svuotati contando fino a 5 e poi rinizi da capo. Questa respirazione è straordinaria perché c'ha una fase di apnea a polmoni svuotati. Perché è importante? Perché biologicamente, quando facciamo apnea a polmoni svuotati, tendiamo a creare molti ormoni che rilassano le fasce muscolari. E questi ormoni ci aiutano a rilassarci praticamente tutti. Più facciamo questa respirazione, più la facciamo nel tempo, più siamo bravi a rilassarci. E questo ovviamente aiuta tantissimo a abbassare gli stati d'ansia. Esistono anche tante ragioni biologiche che ci permettono di abbassare l'ansia. Purtroppo però non è una respirazione facilissima da fare, e chi prova degli stati d'ansia molto molto forti potrebbe non essere l'ideale per iniziare. L'ideale magari è iniziare con la 3-12-9, poi pian piano diventando bravi si passa al respiro degli immortali e poi alla quadrata. Queste 3 respirazioni sono allenamenti respiratori. Poi ci sono altre 2 respirazioni che sono un po' più da abitudine respiratoria. Che significa? Che dobbiamo respirare d'abitudine in quel modo lì. Si chiamano la 4-4 e la 4-8. Andiamo a capire bene. La 4-4 è inspirare col diaframma contando fino a 4, respirare contando fino a 4, inspirare contando fino a 4, respirare. Questa io la chiamo armonica, lunga e profonda. È una respirazione che tu puoi mantenere nel tempo, per tanto tempo. Io ad esempio quando leggo un libro respiro con la 4-4 o con la 4-8. La 4-8 è abbastanza semplice, inspiri contando fino a 4 e rilassi e tiri fuori quindi contando fino a 8 con un tempo doppio quindi di quando hai inspirato. Si chiamano 4-4 e 4-8 solo per controllare bene e indicare il rapporto tra inspirare e respirare. Ma lo potresti fare anche con 3-3 e 3-6 per esempio, o 5-5 e 5-10. La cosa importante da capire è che più lo fai durante una giornata, più ti abitui. L'importante, ricordati sempre, diaframma rilassato. Inspiri spingendo il diaframma verso il basso, quindi riempendo prima la pancia e poi dopo il petto. E respiri risalendo con il diaframma e quindi comprimendo i polmoni. Poi di nuovo portando il diaframma in basso, quindi riempendo prima la pancia, eccetera, eccetera. Ora è fondamentale capire che più ti alleni con la respirazione, più aumenti la qualità della tua vita, più aumenti i benefici, godrai proprio dei benefici della respirazione e aumenti il tuo benessere psicofisico. Io sul discorso dell'ansia, della respirazione, ma soprattutto sul vincere l'ansia, ho fatto tantissime coaching e creo percorsi di coaching specifici. Ora sto completando, penso che a giugno uscirà, il corso online Vincere l'ansia, dove troverai le strategie più potenti e complete per poter vincere il tuo stato d'ansia e per poter imparare a gestire le tue emozioni in maniera straordinaria, in maniera ottimale. Allora, riguardati il video, scegli quale respirazione applicare, almeno una di allenamento, e poi scegliene una per creare l'abitudine e parti con la sperimentazione e parti con l'azione. Almeno 60 giorni. 60 giorni creando delle abitudini straordinarie. Io mi auguro che questo video ti sia piaciuto. Scrivi nei commenti quello che fai tu, oppure se hai qualche domanda io risponderò sempre. Da parte mia ti do un abbraccio,
nel prossimo video. Ciao!